Ciao amici di YouTube, qui con voi è Sciale Boom. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi non siamo in cameretta. No, non siamo in cameretta perché siamo a Castel di Sangro. Esatto. Post partita di Napoli e Spagnol. Finita 6-0. Beh, magari. Finita 0-0. Chef, prego, parole a te. Sono qui con Chef Franco, Cristian e Cirio. Se mi fai parlare a me mi esci liri di Dio. No, però calma, stai calmo. Diciamo che è stata una partita brutta da parte dell'Espanol. Molto fallosi, 10 cartellini gialli, cioè su Espanol sei una Champions League. Ma ragazzi, ma che stai facendo? Espanol, come fai tu, Zan? Ma non sta calmo. È un amichevole, sia calmo. Non lo so. È un amichevole. Allora ragazzi, stiamo calmi. A tratti ho visto giochino, però se devo trovare il giocatore migliore in questa serata, secondo me non c'è. Osimhen 50% perché non appoggiano la palla. Varaschelia, quando non gioca lui, non fa quei dribbling, doppio passo, il Napoli non gioca. Possiamo dire tra le quattro amichevoli che è stata la peggiore. La peggiore, sì. Perché poi l'Espanol, diciamo, è una squadra di Serie A. Però, piccolo aneddoto, c'era un tifoso dell'Espanol a fianco a me, ha detto che praticamente i giocatori che vedevamo in campo erano giocatori di seconda squadra. Non ci credo, erano molto aggressivi, fallosi. Ma giù, pareva che a Semino Cagno si alzava anche lui. Cioè, il presidente è andato vicino all'arbitro. Scusa, ma vuoi fermare il gioco? Spalletti, allora, così. Fammi parlare. Fate una lascia franca. Allora, ragazzi, a Di Maro ho visto il 4-3-3, mi piaceva. Però, secondo me, Osimhen col 4-3-3, questa è la mia opinione, non appoggia una palla e non funziona. Allora, caro presidente, mo tu dico una volta perché tu ci vedi. Ci vuole un portiere e vire ci ho pigliato questo portiere perché ci sta buttando a birrettare a luce. O tu piglia su Kepa o su Navas. O ma cazzo si chiama, perché non so come. E te pigliate la spatola! E si meno brutto! Oddio, è meglio che Rim. Però è stata una partita così. Brutta, dai! Brutta, non è stata una partita. Ma devi arrivare a Roma una misa a me! Teneva la sbarra a Nazi, impriva la porta! L'ho cacciato 40 euro! Mamma mia, voglio, è stata purtroppo una partita così e così. Napoli che non ha brillato, Napoli sì, che si è fatto anche condizionare dall'Espanyol perché facevano falli, erano duri. Osimhen te ne capo a scappare. Esprimere anche l'opinione a Ciro. Ciro ha parlato assai. Facciamo, Ciro, esprimi anche tu. No, Ciro, che partita hai visto? Ciao ragazzi. Io sono molto deluso perché ho visto Napoli senza gioco. Tutta la partita mi fa due tiri in porta. Per me la situazione attuale è un po' vergognosa perché inizia da poco il campionato e cose del genere non si possono proprio vedere. Quindi per me va preso subito il portiere e soprattutto, ma più che altro ho visto una squadra senza gioco. Cioè, a parte che anche neanche motivata, anche Contini ci ha salvato la palla. Zerbin è stato bravo. Ma soprattutto anche i singoli hanno sbagliato diverse palle, sì, diversi tocchi. Osimhen, ma che cosa? Diversi passaggi. No, allora, ha sbagliato Lozano non c'era. Individuale, ok, giocatori individuali, Lozano non c'era. Osimhen ha sbagliato, Rachmani non mi è piaciuto. Posso dire che ha funzionato solo il centrocampo. Il centrocampo ha funzionato bene, secondo me uno dei migliori. Anche Juan Jesus, secondo me, e Lobotka. Anche Kim non ha giocato. Però ragazzi, fine dei conti, a Napoli serve un portiere e un trequartista. Manca una settimana e noi con lo Spagnolo abbiamo fatto 0-0 e non abbiamo espresso un grande calcio. No, quindi questa squadra va completata. Me, nessuno ha preso più di 5. È stata una Napoli che non mi è piaciuto. Posso dire solo forse si salva Anguissà. Anguissà ha fatto un partitone. Dobbiamo dire anche la verità: Fabbiaruzzi non c'era. Sì. E si vede il gioco di Fabbiaruzzi, si vede con i lanci. Lozano va in porta. E questo non si vede. Io ci sono Guaidano che cammina. Cioè, io non lo so, ma io vado in Napoli, voglio. Ma non. Cioè, io ho visto portiere l'Espanol, moriamo pazzi stasera. Ma tutto quanto per rivedere i pazzi? Cioè, su Meretti che non ha lucco di difensore. Quelli in panchina! Se una palla per... Non so perché è dopo già. Ma a me mi dispiace perché sono tifoso di Napoli. Cioè, ne abbiamo voluto finire qua, per carità. Comunque, ragazzi, speriamo che Dio ce la mandi buona. Sempre le dita, che Dio ce la mandi buona. Quest'anno ci rimane... Quest'anno purtroppo... Vabbè, però essere fiduciosi. Dobbiamo essere fiduciosi. Però in questa partita abbiamo visto i problemi.
Ok. Italo, tu hai visto il problema quando Paraschelli non ha girato. Ma tu puoi mai dipendere da Paraschelli? Non può essere un Paraschelli dipendente. Pure no. Tu hai detto Fabian, ma se Fabian Ferretti si infortuna per tutto l'anno, come fai? Non allora, giochi? Allora, ti dico la mia. L'anno scorso, stavo insieme, già sentendo il nome. Mertens. Koulibaly. Mertens. No, ma si sente, si fanno sentire ragazzi, poi giusti i nomi. Sono ragazzi giovani, ma io non sento nemmeno gridare sugli spalti. C'è Saracola, c'è Fafano, poche. E Burdella, ma niente di che. Niente di che. Pure l'allenatore che sorrideva, abbiamo visto a fine partita. Vabbè, ma chi lo canta lì? Però, tu, caro allenatore, è giusto che tu lavori col presidente del Napoli, però devi esprimere anche la tua opinione. Cioè, caro presidente, ti ho cercato il portiere già da 2 mesi e siamo da una settimana e non mi prendi il portiere. Dybala non mi ha pigliato, lasciamo per, ma mostro la spatola, sennò con 4-2-3-1 come giochiamo noi? O 4-3-3 o di men non segna. Cioè servo sostituto in quella puzzelisca adattato un ass che Raspadori prende dalla palla Osimhen e poi ragazzo veloce giovane giovane Osimhen, classe 2001 gioca meglio con 4-3-3-1. Col 4-3 abbiamo delle difficoltà. Osimhen si prendeva la palla a centrocampo e non è facile. Osimhen va messo in profondità. Bravo. E nessuno ci ha dato una palla. Osimhen non fa da me la picchiava. Ma giù in profondità. I problemi in questa partita l'abbiamo visti, quindi vanno risolti perché noi anche l'allenatore l'ha 15 agosto si gioca partita di sacrificio. Si è sacrificato, non ha fatto male, però bisogna mettere i giocatori in condizione di giocare bene. Io ragazzi, noi vi salutiamo. Vabbè, fammi dire l'ultima cosa. Prego, poi... prego, chef. Allora, però io voglio dire una cosa. Una partita amichevole. Stespanol, che è Bruno Ducca con dei falli fallosi. Ma siete stati veramente ridicoli. Cioè, ridicoli, veramente. È amichevole. Io sono buttato a terra. Vergognatevi. 3 volte. Solo quanti questo. Falli hanno fatto? Tanti. L'allenatore si manca se vince una Coppa UEFA. Mamma mia. Allenatore. Magari. Ho detto tutto. Ragazzi, noi vi salutiamo. Ringraziamo anche Pasquale che ci ha ripreso. Ciao. Grazie Pasquale, grazie mille Pasquale, è stato gentilissimo. Un saluto a tutti, è un piccolo sfogo perché non abbiamo visto un buon anno. Quando dobbiamo parlare bene, parliamo bene, ma quando c'è da criticare, c'è da criticare. Vabbè, dimmi tu, 4 amichevoli, c'è stato il gioco del Napoli, vero? No, l'ultima, la penultima abbiamo fatto, non ha fatto male, però vabbè. Oggi ci sono stati Napoli non ha girato. Grazie mille a Chef, grazie mille a Chris, grazie mille a Ciro, grazie ai miei amici, grazie a voi per la visione. Tanti like, tanti commenti, sempre a supportare il nostro Napoli. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi, sempre forza Napoli. Ciao, e speriamo bene che Dio ce la mandi buona. Ci mangiamo.